Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vi parlerò del trattamento endodontico, cioè della devitalizzazione o anche trattamento canalare, terapia canalare, come vogliamo la chiamiamo, nei bambini, nei pazienti pediatrici. Si può eseguire la devitalizzazione di un dente nei bambini? La risposta in breve è assolutamente sì. Se però siete interessati a capire come, quando e perché si va a eseguire una devitalizzazione nei bambini e quali sono le tecniche che l'odontoiatra utilizza, vi invito chiaramente a rimanere sintonizzati sul video. Fondamentalmente diverse sono le procedure tecniche che l'odontoiatra può andare appunto a eseguire. Ricordiamo però in primo luogo, come vedete appunto da questa foto, che un dente al suo interno presenta una struttura anatomica che prende il nome di camera pulpare. Questa camera pulpare praticamente si continua verso il basso all'interno dei canali radicolari. Nei canali radicolari e nella camera pulpare è contenuta la parte viva del dente che prende il nome appunto di polpa, è quella parte che nutre il dente. Nel momento in cui un bambino o anche un adulto, ma in questo caso stiamo parlando di odontoiatria pediatrica, quindi in questo caso un bambino ha appunto una carie profonda, una carie destruenta, e questa carie ovviamente non viene trattata e trascurata, chiaramente il processo patologico, tra virgolette, cammina e arriva ovviamente alla polpa, cioè alla parte viva del dente. Questo in primo luogo comporterà una pulpite, cioè un'infiammazione acuta del dente stesso e così via, provocando ovviamente dei sintomi anche molto importanti. Poi, se chiaramente non viene trattata nemmeno la pulpite, il tutto esita in una necrosi polpare, cioè la parte viva del dente praticamente muore. Chiaramente l'odontoiatra, per poter gestire da un punto di vista endodontico i bambini, può realizzare fondamentalmente due grosse procedure, la pulpotomia e la pulpectomia. Vi vado a spiegare in maniera molto semplice qual è la differenza tra pulpotomia e pulpectomia. Cominciamo a parlare di quella che è appunto la pulpotomia. Per quanto riguarda appunto la pulpotomia, possiamo dire che è una procedura tecnica svolta dall'odontoiatra, dal dentista, che consiste nella completa asportazione della polpa della camera pulpare, andando invece però a preservare, a conservare quando è possibile la polpa, cioè la parte viva del dente, a livello dei canali radicolari. Quando l'odontoiatra va a eseguire questo tipo di procedura, cioè la pulpotomia, nel momento in cui per esempio la polpa dentale viene esposta a seguito di un trauma dentale, cioè il bambino subisce un trauma, si rompe una parte di dente e si espone la polpa del dente, oppure se durante alcune procedure odontoiatriche si verifica un'esposizione polpare, oppure se c'è appunto una carie. In questi fondamentalmente tre casi l'odontoiatra può ritenere necessaria l'esecuzione di una pulpotomia. Però per poter eseguire la pulpotomia devono allo stesso tempo esserci delle condizioni inequivocabili, cioè in primo luogo il dente deve essere asintomatico, in secondo luogo quando si batte sul dente, cioè si esegue quello che viene denominato come test di percussione, il dente praticamente deve essere asintomatico, cioè non deve dare alcun fastidio al bambino, non deve dare appunto alcun tipo di sintomo. E poi i test di vitalità devono essere positivi. Queste sono le tre condizioni che le linee guida forniscono a noi odontoiatri per poter svolgere appunto una pulpotomia. Inoltre deve esserci un arresto del sanguinamento dei tessuti presenti nei canali per poter comprendere appunto che la procedura è andata a buon fine. Da un punto di vista tecnico le fasi sono le seguenti. In primo luogo l'odontoiatra farà una diagnosi, se necessario farà anche delle radiografie. Previa buona anamnesi andrà anche ad eseguire un'anestesia al bambino, quando appunto quest'ultima risulta essere necessaria per poter controllare il dolore e per poter chiaramente anche avere la collaborazione da parte del piccolo paziente. Successivamente è importante andare a isolare il campo operatorio, cioè non devono entrare i liquidi della bocca nel dente, cioè la saliva non deve andare dentro il dente, bisogna appunto isolare il campo operatorio. Chiaramente per poter isolare il campo operatorio esistono chiaramente diverse tecniche e poi il professionista a stabilire e ritenere quale sia la tecnica più adeguata per lui, ma in linea di massima la tecnica più utilizzata è l'utilizzo ovviamente della diga di gomma, della quale ho parlato già in tanti altri video.
Una volta isolato il campo operatorio e fatta l'anestesia, l'odontoiatra andrà a rimuovere la carie con il trapano oppure con strumenti manuali come gli escavatori e i tagliasmalto. E successivamente rimuoverà, oltre che la parte cariata, andrà anche a rimuovere diciamo la polpa della camera pulpare, lasciando invece in situ quella dei canali. Lasciando però in situ la polpa dei canali, l'odontoiatra deve tamponare diciamo il tutto con cotone e fisiologica e quindi poi deve andare a bloccare l'emorragia, il sanguinamento eventualmente presente dai canali. Per poter fare ciò il tamponamento deve essere almeno di 5 minuti, che è il tempo di diciamo coagulazione. Successivamente poi l'odontoiatra va ad applicare dei materiali che favoriscono diciamo una protezione della polpa, come l'MTA oppure diciamo l'idrossido di calcio. Non entro in questo video nello spiegarvi nei dettagli che cosa sono questi materiali, altrimenti andremo fuori tema e il video sarebbe troppo lungo. Però fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete diciamo dei video dedicati sull'MTA e anche sull'idrossido di calcio, dove vi spiego l'utilizzo, le proprietà e le caratteristiche anche di tutti questi materiali innovativi e molto importanti. Una volta tamponato e bloccato l'emorragia della polpa canalare radicolare che è rimasta in situ, è applicato MTA in idrossido di calcio, l'odontoiatra andrà a ricostruire il tutto con un materiale provvisorio. Se dopo 7 giorni praticamente non ci sono problemi, si potrà fare appunto la ricostruzione definitiva o con una resina composita oppure con il cemento vetro ionomerico. Questa è la procedura di pulpotomia. Adesso invece andiamo a vedere la seconda procedura che vi ho accennato all'inizio del video, che è invece la pulpectomia. Per quanto riguarda praticamente la procedura di pulpectomia, è una tecnica operativa che consiste appunto nell'asportazione di tutta la polpa, dell'intera polpa in buona sostanza, sia di quella della camera pulpare, sia anche della rimozione della polpa presente all'interno dei canali radicolari. E questa procedura, cioè la pulpectomia, viene svolta fondamentalmente in denti che appunto presentano diciamo una polpa non vitale, oppure una polpa che è sostanzialmente infiammata in maniera irreversibile, condizione clinica che su alcuni libri viene denominata come pulpite irreversibile. La polpa infiammata irreversibilmente si ha o nei traumi oppure nelle carie molto profonde e avanzate. Quando però viene eseguita la pulpectomia? Quali sono le indicazioni alla pulpectomia che appunto sono state messe all'interno delle linee guida? In linea di massima, se c'è una necrosi pulpare, se ci sono delle fistole, se ci sono degli ascessi, la pulpectomia è indicata, così come è anche indicata nel momento in cui, per esempio, abbiamo un dolore spontaneo del dente stesso o anche un dolore alla percussione del dente. In questi casi la pulpectomia è appunto indicata. Però, diciamo, è una procedura che comporta dentro di sé, tra virgolette, dei minimi rischi, perché stiamo lavorando ovviamente su denti da latte e bisogna stare attenti durante le fasi di strumentazione a non toccare la gemma del dente permanente. E quindi le radiografie, le RX in questi casi risultano essere sempre di ausilio, importanti, così come il rilevatore apicale, gli strumenti adeguati, sia quelli rotanti che quelli manuali, in nickel titanio per poter rimuovere appunto la polpa, l'esecuzione di lavaggi con acqua ossigenata o con ipoclorito di sodio, e poi il fatto anche di asciugare i canali con i coni di carta e di riempire i canali stessi con dei cementi canalari riassorbibili, come per esempio la pasta iodoformica, il cemento all'ossido di zinco e di eugenolo, oppure anche l'idrossido di calcio. Se si usano cementi non riassorbibili, infatti, si può danneggiare la gemma del dente permanente. Per il restauro provvisorio e definitivo valgono appunto le stesse regole viste per la tecnica precedente. È chiaro che quindi in questi casi, nei bambini, non viene utilizzata per chiudere i canali la gutta perca, mentre appunto negli adulti l'utilizzo della gutta perca risulta essere ovviamente di fondamentale importanza.
l'ultimo tipo di terapia che viene seguita molto spesso in ambito odontoiatrico è la terapia della polpa dei denti permanenti con un apice che non si è ancora formato, cioè i denti permanenti praticamente hanno delle fasi di formazione. Quando erompono, quando stanno erompendo all'interno del cavorale, la radice non è ancora ben formata, ma ci vogliono dei tempi per la formazione della radice. Tuttavia, in alcuni casi, per l'odontoiatra può essere necessario intervenire con la terapia endodontica su questi denti in cui l'apice, cioè la radice, non è ancora completamente formata. E quindi si dice che il dente ha un apice beante, ha un apice aperto, e quindi la polpa è fondamentale mantenerla in questi casi, perché la polpa, essendo il tessuto che nutre il dente, se c'è nutrimento sul dente, la formazione della radice potrà essere completata. Se però la polpa non c'è più, la formazione della radice, la micogenesi appunto, avviene con maggior difficoltà. E quindi, in casi di pulpite reversibile su denti con apice immaturo, si agisce per lo più con delle terapie indirette. Abbiamo per esempio una carie profonda e quindi si cerca di utilizzare per esempio dei sottofondi di cavità come l'idrossido di calcio, l'adesivo dentinale, i cementi vetro-ionomerici e così via. E si cerca chiaramente con queste terapie indirette di preservare la vitalità del dente. E si lascia sempre un sottile film di dentina per cercare di modificare il microambiente. Diverso è il caso in cui questi denti con apice beante abbiano una pulpite irreversibile. Allora in questi casi si andrà ad eseguire la terapia canalare convenzionale, pur essendo consapevoli che la formazione della radice non avverrà in maniera completa. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito appunto a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!